Sindaco, nelle battute finali, una domanda secca e precisa. In questi mesi, la giunta che l'affianca, che rapporto si è instaurato ed è stata davvero utile per il suo lavoro nel comune di Villabate? Diciamo che il rapporto personale con i quattro assessori è stato buono. In questo momento sono leggermente in difficoltà nell'esprimermi, in quanto è da qualche mese che vedo la giunta ferma, la giunta non attiva come io meglio preferisco o speravo che fosse. Non lo so, se può essere anche la colpa del sindaco, per carità. Io credo che fra qualche giorno darò una forte sterzata all'azione amministrativa della Giunta, anche forse con un azzeramento totale della Giunta. Quindi io lo sto dicendo pubblicamente, quindi lo farò, in questi giorni lo farò. Quindi sta ai nostri microfoni affermando che tra qualche giorno ci sarà un azzeramento di giunta? Sì. Lo affermo, fra qualche giorno ci sarà un azzeramento in giunta. E può essere, credo, nel giro di una settimana, quindi non di più. Però devo dire una cosa, anche a vantaggio degli assessori che mi sono stati vicini in questo anno, persone per bene, persone collaborative, persone attive, che noi siamo passati da un'amministrazione con 7 assessori a un'amministrazione con 4 assessori. Voi capite che le deleghe prima si dividevano tra 7, ora tra 4, significa che ogni assessore ha un numero abbastanza alto di deleghe. Io non accetto, e quindi lancio un messaggio da questi studi a chi è di competenza, quindi ai deputati regionali: è inaccettabile che un comune con oltre 20.000 abitanti deve avere 4 assessori come un comune di 1.000 abitanti. Dico, posso capire da 1.000 a 15.000, ma oltre 15.000, portateci di nuovo a 6 assessori, perché è impossibile per un assessore avere un numero così elevato di deleghe, perché veramente non si riesce a raggiungere e a lavorare attivamente per tutte le deleghe che ognuno di loro deve rispondere. Quindi questa è anche una giustificazione nei confronti degli assessori. Però devo dire che da qualche mese io non mi sento soddisfatto della dinamicità, ecco, della dinamicità della giunta. Credo che un po' di colpa sia anche mia, perché ho un lavoro e che non posso abbandonare, non riesco ad abbandonare e non lo voglio abbandonare. Ricordiamo ai nostri telespettatori che lei attualmente è dirigente medico all'ASP di Palermo. E quindi questo fa sì che io durante la settimana, almeno 3 giorni, non sono a comune ma sono al lavoro, e quindi non ho riscontrato, diciamo, nella giunta un grande supporto nei giorni dell'assenza del sindaco.